Buonasera amici di Selfie School, la scuola mostra i denti. Oggi vogliamo parlare di gioco d'azzardo, ne abbiamo già parlato nelle nostre trasmissioni, ma qualcosa è cambiato dopo questa pandemia, soprattutto in riferimento all'età più critica, che è quella dei nostri ragazzi. Ci accompagna in questo percorso la psicologa, la dottoressa Gelsomina Salvia, che è psicologa nell'associazione Fuorigioco, che si occupa proprio di ludopatia. Buonasera dottoressa e bentornata. Buonasera, buonasera a voi, grazie per avermi invitata nuovamente a parlare di questa tematica sempre più importante, sempre più dilagante, anche e soprattutto tra i più giovani. Ci aggiorni proprio sui dati, è peggiorata la situazione davvero così tanto rispetto all'anno scorso? Sì, purtroppo la situazione è in costante crescita, aggravata ancora di più appunto dalla pandemia del coronavirus, che comunque ha spinto, no, come ben sappiamo, a stare tutti in casa, quindi anche i ragazzi a non andare più a scuola, quindi ad avere più tempo libero, più noia, e magari questo associato a, come poi avremo modo di vedere, vulnerabilità personali di base, ha portato i ragazzi a sperimentarsi in quello che è il gioco d'azzardo online, soprattutto appunto un conto nel caso è della giocare pandemia. Videogiochi davanti al computer tutto il giorno, giocare d'azzardo. Quali sono queste vulnerabilità di cui lei ha accennato? Sì, sicuramente nel periodo dell'adolescenza è già un periodo critico di per sé, perché appunto l'adolescente va incontro a tutta una serie di cambiamenti, no? Non solo fisici ma anche psicologici, e quindi può trovarsi in difficoltà a gestire questi cambiamenti, magari avere anche difficoltà relazionali con i genitori, dai quali ovviamente si differenzia, difficoltà col gruppo dei pari, difficoltà in classe, magari non va bene a scuola, eccetera. Questo può portare a chiudersi e magari a non saper affrontare in maniera efficace, no, quella delusione, quella tristezza, eccetera, e può rifugiarsi in comportamenti disfunzionali come può essere il gioco. Mi scusi, queste cose succedono a tutti gli adolescenti, sono capitate davvero a livello universale, a tutti gli esseri umani che vivono perlomeno in Occidente, ma rifugiarsi nel gioco d'azzardo, cos'è che fa scattare un ragazzino? La ricerca dei soldi facili? Qual è la molla? Tutti noi siamo stati ovviamente adolescenti, abbiamo passato questo periodo critico, però ci sono poi alcune persone più vulnerabili ancora, cioè ci sono dei fattori, no, che possono essere dei fattori di rischio per andare incontro al gioco d'azzardo patologico, e sono sia individuali, familiari e anche contestuali. Individuali, quindi possiamo avere una scarsità di risorse nell'affrontare i momenti di difficoltà, quindi immaginiamo: io adolescente ho difficoltà relazionali con i miei compagni di classe perché magari mi prendono in giro o altro, non riesco ad elaborare questa sofferenza, magari a parlarne con mamma, con papà, mi chiudo in me stesso, e così un po' anche per gioco mi approccio al gioco online, al gioco d'azzardo, e comincio a capire: ok, però nel momento in cui io mi dedico a giocare non penso, la mia sofferenza non c'è, quindi diventa un po' un rifugio. È un modo per evadere dalla realtà. Esattamente, esattamente. Quello diventa il momento nel quale io sto bene, a maggior ragione se poi magari vinco, io ho una gratificazione, quindi a livello biologico produco dopamina, che proprio rientra, no, nel sistema della gratificazione, quindi io mi gratifico di questo comportamento e magari anche la vincita mi spinge a giocare di nuovo. Sono, e provare. Sono più i maschi o è, diciamo, diffuso uomini e donne questo fenomeno? Statisticamente è molto più diffuso tra gli uomini, però c'è anche da fare un altro passaggio, che è quello che culturalmente, no, una donna ha più difficoltà a magari a venire fuori, ad ammettere di avere un problema col gioco. Anche nei nostri gruppi in associazione la stragrande maggioranza è composta da uomini, come se fosse più facile, socialmente accettato, per un uomo o un ragazzo portare una problematica di questo tipo rispetto alle donne. Ora, questi ragazzi sono super esperti nell'uso del computer, io mi metto dalla parte dei genitori, ma dove li trovano questi giochi d'azzardo online? Come si fa a trovarli? Si trova perché adesso attualmente hanno ridotto, se non proprio tolto, le pubblicità, no? Ma fino a un po' di tempo fa
facevano delle pubblicità anche per televisione, anche in orari dove magari la fascia adolescenziale era davanti alla TV, dove sponsorizzavano questi siti e la cosa ancora più accattivante, diciamo, diventava il bonus di benvenuto. C'era una pubblicità di cui non faccio il nome, ovviamente, che diceva iscriviti a questo sito e avrai un tot di puntate gratuite. Quindi non c'era manco l'investimento iniziale economico. E magari ti facevano anche vincere in quelle puntate gratuite in modo Quindi, tale che lusingato dalle investavano. vittorie, uno andava avanti. Però un Esatto. ragazzino mica ha la carta di credito da investire dei soldi. Dove li prendono i soldi? Ok, non ha la carta di credito, è vero, però esistono le PostePay, per esempio, no? Se vogliamo fare questo esempio, che può essere cointestata col genitore, e una volta che io adolescente ce l'ho, posso andarla a ricaricare anche con i 5 euro della paghetta che mia mamma mi dà e utilizzarla in maniera autonoma. Oppure posso chiedere soldi a casa per dire con le svariate scuse: mamma, stasera esco, vado a farmi la pizza, mi dai, che ne so, 10 euro, 20 euro, quello che è. Oppure, nei casi più gravi, possono anche vendere oggetti personali. Quindi magari il ragazzo si vende la PlayStation piuttosto che si vende il cellulare per Per ricevere pagarsi i soldi. debiti. Ma le faccio una provocazione. Lei, Sì. diciamo, aiuta quelli che perdono, se uno vince invece va tutto bene, si arricchisce, o c'è qualcuno che vince intanto? Qualcuno che vince, diciamo che c'è, ma poi alla lunga non è mai una vincita, ma è sempre una Quindi perdita. lo diciamo bene in televisione, si perde sempre, cari Si ragazzi, perde si sempre. perde sempre con questi giochi. Non c'è mai nessuno che si arricchisce con i soldi facili alle slot machine virtuali. Perché poi cosa accade? La vincita può essere, come dire, il grilletto, no? Il fatto che io, ok, ho vinto, quindi tendo a ripetere quel comportamento. Ma poi, quando poi diventa una dipendenza, uno pensa, ho vinto stavolta, ho giocato questi soldi, se gioco di più, vincerò di nuovo e vincerò di più. Quindi si innesca poi una rincorsa Quindi alla è una perdita. spirale terribile che porta questi Sì. ragazzi a dissanguarsi sempre di più. Come fa un genitore Sì. ad accorgersi di questi problemi del proprio figlio? Diventa nervoso, mancano soldi, quali sono i segni indicatori? Ci sono sicuramente dei campanelli d'allarme, partono dal presupposto che non si scivola in una dipendenza dall'oggi al domani, cioè prevede tre fasi la dipendenza da gioco d'azzardo. Si passa da un gioco sporadico a un gioco problematico a un gioco patologico. Quindi nel passaggio di queste tre fasi abbiamo un incremento del tempo trascorso, un incremento anche della spesa economica e sicuramente i campanelli d'allarme di un disagio e poi andare a vedere se è specifico rispetto al gioco d'azzardo è tutto quello che rappresenta un cambiamento nel comportamento del ragazzo rispetto al suo solito modo di fare. Esempio, se io uscivo tutti i giorni con i miei amici, ero brava a scuola, ero socievole anche in famiglia, piano piano comincio a non voler uscire più, sto sempre chiuso in camera con i miei genitori, divento sempre, come dire, aggressivo che rispondo male, comincio ad andare anche un po' male a scuola, questo può essere un indicatore di disagio. Però mi metto dalla parte sempre di un genitore, se vede questi segni abbastanza comuni nei ragazzi, Sì. non è detto che si butti nel gioco d'azzardo, può essere magari dipendente dalla pornografia, può essere semplicemente bullizzato un ragazzo. Come fa un genitore ad accorgersi e avere la certezza che suo figlio è entrato dentro questa patologia? Questi sono indicatori di disagio, poi ovviamente va approfondito qual è il disagio che il ragazzo vive in quel momento e sicuramente il dialogo è fondamentale. Il dialogo però molto spesso viene, molti genitori dicono vabbè ma io gli chiedo no? Come sta, come è E andata, questi mica ok. rispondono, sappiamo come sono. Però c'è tutto un dialogo anche emotivo, nel senso io devo sentire che mio padre e mia madre mi accolgono a livello emotivo, che sono davvero interessati a come sto. Quindi magari invece di distrattamente mentre cucino, come è andata oggi a scuola, magari sedersi vicino a lui, chiedergli davvero no? Come stai, come è andata. Ti vedo particolarmente distratto ultimamente, ti vedo particolarmente no? Chiuso in te stesso. Ti va di raccontarmi che cos'hai? Dottoressa, questo è un bellissimo consiglio perché i genitori sono sempre di corsa e relegano Sì. queste cose mentre fanno dell'altro. Dedicare del tempo di qualità ai propri figli è una prima Sì. risposta. Le altre risposte ce le suggerisce subito dopo la pausa. Ora spazio alla regia.
facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In clinica dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica dentale. Cresciamo insieme a voi. Ben ritrovati amici di Selfie School, la scuola mostra i denti. Stiamo affrontando questo tema così importante e oggi così delicato della ludopatia anche tra i nostri studenti di scuola, tra i nostri ragazzi. E la dottoressa Gelsomina Salvia, che è psicologa presso l'associazione Fuorigioco, suggeriva ai genitori di dedicare del tempo di qualità. Però, dottoressa, sappiamo che i figli, soprattutto in quell'età che diceva prima dell'adolescenza, si rinchiudono, forse si aprono di più con degli estranei. In questo senso, un docente, un professore, ha qualche ruolo oppure chance zero perché è dalla parte, diciamo, di chi sta dietro la cattedra? No, e sicuramente i docenti rappresentano altre figure di riferimento importanti, no? Nella vita dei ragazzi, sicuramente, e passando molto tempo con loro in classe hanno sicuramente modo e occasione di cogliere, no? Quelli che possono essere dei segnali o degli indicatori. Ovviamente anche l'insegnante deve essere abile, anche se non è facile, a creare anche lì un clima di fiducia, di rispetto, un atteggiamento non giudicante, non andare lì magari a dire non è studiato nemmeno oggi, no, ma cosa c'è? Cioè, insomma, deve fare la psicologa anche per gli insegnanti allora, perché non è facile per loro, perché il giudizio fa parte della loro professione. Sì, però giudizio su materiale didattico, non a livello personale, perché poi tutte le persone, no? Soprattutto poi i giovani, gli adolescenti, sono molto suscettibili al giudizio. Voi lavorate come associazione molto nelle scuole, cosa fate concretamente? All'attivo abbiamo proprio tanti progetti, nel senso che alle volte la scuola ci chiama solo per fare degli incontri informativi dove andiamo dai ragazzi a spiegare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo, le caratteristiche, eccetera. Quindi chi la vive alza le antennine e dice attenzione, esatto, stanno parlando di me. Esattamente, sì. Altre volte invece facciamo proprio dei progetti lavorando su quelle che sono le abilità sociali e relazionali di base, chiamate life skills, se ne parla tanto, no? E noi attuiamo proprio dei laboratori anche pratici rispetto a questo, soprattutto nell'ambito delle emozioni. Quindi riconoscere le emozioni, saperle gestire, saperle elaborare, pensiamo alla rabbia. Ci faccia un esempio di un laboratorio, cosa fate? Facciamo prima intervento di psicoeducazione, quindi per esempio sulle emozioni. Introduciamo le emozioni primarie e le emozioni secondarie, quindi facendo proprio vedere praticamente tramite delle foto, no, l'espressione di diverse emozioni, chiedendo loro di riconoscerle. Quindi la foto di una persona felice, la foto di una persona delusa, triste, eccetera. E quindi lavoriamo lì sul riconoscimento dell'emozione. E poi proponiamo delle vignette, cioè simuliamo proprio Marco ha litigato con Giovanni, per dire, no? E gli ha reagito in questo modo, con rabbia, quindi offendendolo, sbattendo la porta e andandosene via. Ci sono altri modi in cui voi avreste potuto reagire in questa situazione? Quale sarebbe stata la reazione più efficace per migliorare la comunicazione tra Marco e Giovanni? Quindi una specie di gioco di ruolo, ci si mette dentro una situazione e si simula la reazione che ciascuno di noi ha. Sì, in modo tale da portarle a ragionare sulla reazione avuta nell'esempio che noi mostriamo, su quale loro reazione potevano avere in quel momento e quale invece sarebbe stata quella più giusta ai fini di una migliore comunicazione. Sono curioso, che domande fanno i ragazzi riguardo a questo argomento per cui voi
alzate le antennine e dite attenzione, qui forse c'è qualche problema. Quando parliamo di gioco abbiamo diverse reazioni tra i ragazzi. C'è chi si mette a ride, c'è chi dice vabbè, ma quello è scemo che si è giocato tutti i soldi, e chi invece lo senti coinvolto nella tematica perché ti fa domande più specifiche, tipo: ma si può uscire dalla dipendenza da gioco d'azzardo? Ma io cosa posso fare se conosco qualcuno che gioca d'azzardo? Quindi magari lì io penso, ok, avrà un familiare che sicuramente è coinvolto nella problematica. Perché penso che anche un ragazzo perda la speranza a un certo momento. Sì, non è facile essere coinvolti nel problema direttamente, ma nemmeno avere qualcuno che in famiglia gioca. Per esempio, noi in associazione accogliamo tutto il nucleo familiare, molto spesso vengono anche i figli dei giocatori d'azzardo e ci riportano proprio un vissuto rabbioso nei confronti del genitore e un vissuto anche di impotenza. Perché loro vorrebbero, no, in tutti i modi aiutare il padre o la madre che sia, no? Però non ci riescono. Senta, quelle dei ragazzi sono piccole patologie o sono equiparabili a quelle dei grandi che sono compulsivamente ormai schiavi di questa malattia, chiamiamola così? Come dicevo prima, ci sono delle fasi, quindi è importante magari intercettare il ragazzo o la ragazza che sia nella fase prima che si stabilisca una vera e propria dipendenza, perché come ho detto prima non c'è un netto passaggio: oggi non gioco, domani sono giocatore dipendente. No, c'è sempre un passaggio, e se non si interviene subito c'è il rischio che poi questo comportamento disfunzionale diventi sempre più importante, sempre più significativo per il ragazzo, da farlo scivolare poi in una vera e propria dipendenza. Oggigiorno molti videogiochi prevedono l'acquisto di armi ulteriori, di pietre magiche, sborsando sempre dei soldi. Sono l'anticamera, diciamo, di questa patologia, o sono comunque giochi innocui per cui i genitori possono rimanere tranquilli? Allora, in quel caso ritengo che sia innocuo, nel senso che oltre alla spesa economica che io comunque ci vado a perdere, no? Che io reputo inutile dare dei soldi per comprarmi le armi nel gioco, ma questo è un altro discorso. Però il gioco d'azzardo si caratterizza proprio per un meccanismo, che è quello della puntata e quello dell'attesa, no? Rispetto alla vincita o alla perdita, e poi c'è appunto il risultato affidato al caso, dove la mia abilità non c'entra nulla. E succede che mentre io, che ne so, compro un gratta e vinci, quindi punto, gratto, l'attesa, provo adrenalina perché non so se vincerò o perderò, visto che è tutto affidato al caso. Nel momento in cui vinco o in cui perdo, c'è la risposta. Se vinco, ho la gratificazione, e questo mi spinge sempre provocando. Non è un po' ipocrita da parte dello Stato, da un lato promuovere gratta e vinci, lotterie, eccetera, dall'altro poi dover curare queste persone? Beh sì, è un po' ipocrita, però se ci pensiamo è un po' anche con l'alcol, no? Cioè io curo la dipendenza da alcol come Stato, però in realtà metto l'alcol in tutti i bar, in tutti, no, i supermercati o altro. Perché? Perché la percentuale di persone che sviluppa una dipendenza è sempre un numero molto inferiore rispetto alla stragrande maggioranza della Quindi popolazione. Quindi lei è antiproibizionista? Anzi, è proibizionista. Sì. Ma non lo so, nel senso che, cioè, alla fine lo Stato è come se ti dice: io ti metto a disposizione il prodotto, poi sono fatti tuoi se poi ci cadi nella dipendenza. Però cioè, è evidente che lo Stato si guadagna dai dipendenti, altrimenti tutti si comprano la speranza della grande vittoria alla lotteria, e dopo alla fine rimaniamo tutti con le mani in mano. E un genitore cosa può fare se riconosce questi segni nei figli? Quali sono i passaggi che lei suggerisce? Allora, i passaggi, come dicevamo anche prima, è quello sicuramente di comunicare con il ragazzo, rispettando però assolutamente i suoi tempi. Cioè, perché non è detto che una persona coinvolta nel problema riconosca di avere quel problema. Questo quindi non si vada lui a dire non giocare più. Esatto, quindi sempre in un'ottica di accoglienza emotiva, dialogo e fiducia, cercare di capire qual è il problema. Una volta che si è individuato che il problema in questo caso è il gioco d'azzardo, provare a rivolgersi o alle associazioni competenti, come per esempio la nostra, ma ce ne sono altre appunto su tutto il territorio nazionale, oppure rivolgersi al servizio pubblico, che è quello dei SERD, i servizi per le dipendenze. Una parola
ai giovani che la stanno guardando e che magari sentono questo problema? Ok, quello che posso dire è sicuramente il non avere paura di riconoscere a se stessi prima di tutto che c'è qualcosa che non va, non avere paura di parlarne, di aprirsi con qualcuno e non avere neanche paura di sentirsi magari soli nel vivere un problema di questo tipo, perché poi no, con i gruppi soprattutto di auto mutuo aiuto la forza è quella, cioè riconoscere di non essere soli, e già questo a livello psicologico, come dire, ci fa sentire meno sbagliati. La ringraziamo di questo bellissimo messaggio di speranza, ha gettato un fascio di luce su un problema molto grave. Invitiamo i genitori in ascolto a non sottovalutare quello che la dottoressa ci ha detto, perché è più diffuso di quello che sembra, purtroppo, questo problema. L'aspettiamo ancora in trasmissione e grazie ancora e buon lavoro. Molto volentieri, arrivederci e grazie a voi.